l'incontro che come Rotary Club Padova e Rotary Club Abano Montegrotto, ma con la nostra presidentessa Paola Zanovello, abbiamo promosso questo incontro assieme, abbiamo voluto coinvolgere anche il FAI e coinvolgere ovviamente anche l'università, che è una nostra costante partner su queste iniziative culturali. Il tema che riguarda la candidatura di Venezia Nord-Est a capitale europea della cultura 2019 è un tema che è affascinante di per sé, però è tutto da capire nei termini operativi. Questo per dare a chi è operatore nel settore elementi per poter fare proposte e proporre iniziative. Quindi lo scopo dell'incontro è anche quello di far capire a tutti noi effettivamente cosa possiamo fare praticamente, quali sono i filoni sui quali indirizzarci, perché diciamo in teoria ce ne sono infiniti. Ecco. È focalizzato l'incontro sui beni culturali per lo sviluppo, perché questo è un tema che ha coperto tutta la NADA, sia mia che della Paola Zanovello, cioè che abbiamo nel programma del Rotary considerato che i beni culturali sono il nostro grande vero patrimonio, quello che è un investimento per il futuro, è una ricchezza, è un elemento per lo sviluppo, è quello che nessun altro ha come noi, per cui è da sciocchi non investire in questo. E quindi questo è stato il tema di tutta l'annata e abbiamo voluto raccogliere persone che anche la pensano come noi per aiutare a diffondere un po' questi concetti e questa cultura. Io vi auguro buon lavoro, passeremo ai relatori, cerchiamo di rispettare assolutamente i tempi e di sentire le cose che verranno dette, che saranno sicuramente interessanti. Passo la parola anche alla Paola che vi darò un breve saluto. Sì, non intendo portare via tempo al tardo pomeriggio che ci aspetta, volevo soltanto portare il saluto dei soci del Rotary Club di Abano Montegrotto che hanno accolto ben volentieri la proposta di Giorgio Carli di condividere questa serata, perché riteniamo anche noi che il territorio allargato, perché quando si parla di Venezia e Nord-Est si parla di un comprensorio allargato, è effettivamente la chiave di lettura di questo rinnovamento dei beni culturali che deve essere spendibile, legato proprio al territorio in cui emergono gli elementi del patrimonio. Il territorio termale possiede moltissimi elementi, come avrete avuto modo di sentire anche in tempi recenti, di promozione del patrimonio. Quindi siamo assolutamente consapevoli che la proposta che viene portata avanti può essere effettivamente una chiave di lettura per una nuova visione della capitale della cultura, intesa non soltanto come città ma come comprensorio. Quindi siamo tutti molto curiosi di sentire quanto avranno da raccontarci gli illustri relatori di questo pomeriggio, e quindi auguro a tutti voi un buon pomeriggio e una buona serata.